Namaste, eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, versione estiva 21:30. Pensavo facesse un po' più di fresco, ma fresco non lo fa. Sì, sicuramente fa più fresco rispetto alle puntate precedenti dove c'era veramente tanto caldo. Namaste, mi trovate in questa versione che stiamo testando, che è un po' più elegante in qualche maniera, ma vedo che la mia faccia, il mio viso. Se mi muovo troppo viene un po' tagliato. Quindi magari troviamo un'altra soluzione. Lo sfondo nero è elegante, ma non definisce bene la persona. Va bene. Intanto magari vado a cambierò lo sfondo durante la sigla iniziale. Benvenuti, benvenuti a tutti. Buonasera, puntata 23 di Fiore di Loto. Siamo a giovedì 9 giugno, quindi ci avviamo verso l'estate e tra temporali particolarmente estivi, vento, oggi è stata una giornata molto ventosa, il sole, cielo terso, ogni giovedì, a prescindere dal tempo atmosferico, abbiamo la possibilità di vederci, di incontrarci e di approfondire in questa trasmissione, che vuole essere una trasmissione divulgativa. Degli aspetti spirituali che impattano sulla nostra quotidianità e sul nostro quotidiano che va a lavorare sulla nostra emotività e sulla nostra spiritualità. In questa trasmissione cerchiamo di trovare un punto d'incontro. Questa vuole essere Fiore di Loto, un anello di congiunzione tra appunto quella che è la spiritualità e la vita vissuta e la praticità della vita vissuta. È stata. E la completiamo da un po' di puntate a questa parte con una meditazione che riguarda nello specifico l'argomento di cui andiamo a parlare. E questa sera, come avete visto dai post e come avete potuto notare anche dalla locandina e quindi dal titolo, parleremo di uno dei sensi, il senso del movimento, lo stiamo facendo in sequenza, secondo quella che è la visione steineriana, dei 12 sensi che comandano un po', che indirizzano un po' il nostro conoscere, il nostro sapere. Intanto ne approfitto per, come sempre, salutare tutte le persone che sono presenti e che si sono collegate, che si stanno collegando. Invito sempre a condividere queste puntate perché possono essere interessanti per alcune persone, magari che stanno cercando la loro strada, stanno cercando insomma qualche risposta. Sembra l'ologramma, hai ragione, Leo. E poi lo metto a posto, lo metterò a posto. Quindi, che dirvi? Questa sera parleremo del senso del movimento, è un senso molto importante, è un senso che ci coinvolge, non c'è in qualche modo vita senza movimento, il movimento è insito nella natura stessa, la natura si muove, si trasforma. Il movimento e la trasformazione sono legati indiscindibilmente tra di loro. Non può esistere una cosa senza un'altra. Quindi, io direi di trasformarmi da ologramma in persona, quasi fisica. Adesso andrò a togliere questa locandina dietro. Abbiamo fatto solo un esperimento. Vado, non essendoci Paolo che saluto, non potendo essere presente in regia Paolo che comunque saluto e aspetto a settembre, poi a questo punto lo rivedremo fine settembre, primi di ottobre, mi auto cerco la sigla e iniziamo questa puntata, la numero 23 di Fiore di Loto sui sensi. Thank you.
Namaste, eccoci tornati. Adesso sono un po' più umano, un po' meno ologramma. Cercherò di mantenere un contegno e una figura, insomma, che non sfuochi, che in maniera che non venga sfocato anche io. E partiamo con questo argomento di questa sera, come sono i sensi. I sensi ci aiutano, i sensi sono quella parte fisica che ci dà la possibilità di conoscere il mondo e di conoscerci. Quindi attraverso il mondo conosciamo noi, attraverso di noi conosciamo il mondo. Il senso del movimento, Steiner, uno studioso, fondatore della teosofia, cultore anche della lingua germanica, era un personaggio che faceva molti, molti riferimenti anche nella lingua germanica, ma anche la lingua germanica sappiamo essere molto dipendente dal latino, per esempio, ha voluto estendere i cinque sensi che noi conosciamo, portandoli a 12, considerando il fatto che i sensi interagiscono tra di loro e quindi interagendo tra di loro ci danno la possibilità di avere un panorama più ampio. Ha voluto dare degli strumenti in più attraverso i quali poter assaporare a tutti gli effetti quella che è la vita in generale. Io vi invito, se lo desiderate, chiaramente a fare domande, vi invito anche a rimanere qua fino alla fine. Alla fine faremo una meditazione. Sono tre le pagine, ma forse qualcuna in più anche sulle quali stiamo trasmettendo, quindi vi saluto, vi abbraccio. Per qualcuno io non ho il nome di riferimento, per esempio l'ultima persona che mi ha scritto probabilmente mi scrive da una pagina che non è quella principale, quindi non so chi mi stia salutando, ma ricambio comunque i saluti e con un abbraccio corale. Quindi, il senso del movimento è uno dei sensi importanti, fa parte è in sequenza rispetto ai sensi che abbiamo già visto precedentemente nelle puntate precedenti, e quindi diventa per importanza uno dei sensi che sono utili a quello che è la conoscenza del mondo esterno. Il movimento ci permette di conoscere il mondo esterno. La parola nasce dal latino motus, muovere, che vuol dire spostarsi da una parte all'altra, è un concetto molto chiaro. Mento, muovere, mento, movimento, è azione ed effetto. Quindi che cosa avviene? Che attraverso uno spostamento da una parte all'altra, secondo questa analisi dell'etimologia latina, avviene un'azione e un'azione produce un effetto. C'è da dire che sicuramente l'essere animato, che sia vegetale esso, che sia animale o che sia l'essere umano, si svincola dalla condizione di fissità, di stabilità, che è quella classica del mondo minerale. E come tale il mondo animato, l'essere animato, si esprime attraverso le proprie facoltà. E quindi le facoltà, per esempio, che contraddistinguono il mondo vegetale è proprio quello di espandersi nello spazio attraverso le radici e la terra e attraverso le ramificazioni e le fronde per quanto riguarda la parte aerea. C'è una facoltà che è quella del crescere e dello spostarsi, che è quella classica e tipica degli animali, per esempio. Sono le esigenze istintive degli animali. Poi arriviamo a quello che è l'essere umano, dove desiderio, brama, appetito, istinto, soddisfazione, come stimolo interiore, spinge l'uomo a quello che è un movimento,
E quando parliamo di movimento, non parliamo questa sera solo di movimento fisico, ma parliamo anche di movimento animico, di movimento dello spirito. Il movimento è turbamento dell'equilibrio. Quindi c'è una situazione che è quella di un equilibrio che viene turbato da quello che è il movimento. L'equilibrio è la contrapposizione, quindi, e l'annullamento del senso del movimento, così come a sua volta il movimento è l'annullamento e la contrapposizione dell'equilibrio. Fisiologicamente si tende un po' a confondere, se vogliamo, l'attività motoria, il processo e l'organo strumentale corrispondente, o meglio, lo si confonde con l'attività e lo strumento che partecipa allo svolgimento del fenomeno fisiologico. Abbiniamo il movimento al muscolo. In realtà il muscolo è il mezzo attraverso il quale si esprime il movimento. Il movimento viene, secondo Steiner, viene trasmesso attraverso i nervi che danno l'impulso, che danno il comando al muscolo di potersi muovere. Sono i nervi quindi che dispongono e i muscoli che eseguono. Siamo in più anche costantemente informati di una mobilità interiore. Il nostro corpo all'interno si muove costantemente dalla trasformazione del cibo, per esempio, al movimento del sangue, al movimento degli organi, al pulsare del cuore, al movimento del nostro cervello, che attraverso le sinapsi, attraverso i neuroni, attraverso la corteccia processa tutti quegli avvenimenti che ci coinvolgono e che ci danno la possibilità anche di conoscere il mondo. E tutto questo lo possiamo considerare movimento. Siamo anche costantemente informati soprattutto della mobilità interiore del ricambio. Il ricambio prevede una rimozione. Per esempio il ricambio che facciamo dell'aria attraverso i nostri polmoni è una sorta di rimozione di quelle che possono essere le tossine, per andare a nutrire invece attraverso i polmoni, attraverso l'aria, attraverso il sangue, le nostre cellule, le quali scartano, e quindi il nostro corpo attraverso il movimento tende ad andare a rimuovere di nuovo. E quindi parliamo di movimento, di una condizione, di uno stato già esistente come equilibrio iniziale, per poi riportarlo chiaramente a una condizione di equilibrio terminale. In mezzo a questo, cioè l'equilibrio iniziale e l'equilibrio terminale, in questo spazio, ecco che si crea il movimento, che in questo caso è un movimento di rimozione. E la scienza studia, attraverso il concetto dell'omeostasi e dei meccanismi di controllo, questo tipo di movimento che è necessario al nostro corpo, alla nostra parte fisica, per vivere. Come movimento abbiamo sempre fisicamente e anatomicamente tutti i movimenti propri dei processi vitali: respirazione, regolazione del calore, nutrizione, secrezione, mantenimento e sostentamento, crescita e riproduzione. C'è nel movimento, attenzione a quello che vi dico e poi lo approfondiamo questo concetto, c'è nel movimento un valore positivo dello sforzo e della sofferenza. Questo concetto, che ci indica il fatto che il movimento comporta un dispendio energetico, portate sempre tutti i concetti che vi sto dicendo non solo sulla vita vissuta, ma anche sulla crescita spirituale. Quando io devo affrontare
anche psicologicamente delle mie paure, delle mie fobie, delle mie fragilità, delle mie insicurezze, faccio un movimento attraverso, devo attraversare le mie paure, le mie insicurezze, le mie incertezze. Questo movimento mi costa energia, ecco lo sforzo, e mi costa sofferenza. Quando vado a guardare dentro me stesso, spesso emergono cose che mi fanno soffrire. Ma in questo movimento di sofferenza e sforzo e di energia impiegata, questo movimento assume un valore positivo. Questa è la visione che io devo sempre avere verso ciò che vado a fare quando lavoro su me stesso. Quando in studio incontro le persone che vengono a fare un percorso di crescita, spesso i pianti sono presenti come nemmeno ospiti speciali, ma come presenza costante all'interno dei nostri incontri. Perché? Perché si evidenziano, vengono fuori delle cose magari che delle quali non si ha più memoria, quindi delle quali non si ha più testimonianza, ma nel lavorare su se stessi emergono alle volte in maniera sofferente, non dolorosa, ci tengo a sottolinearlo. Non sono evidenze dolorose, ma possono essere sofferenti. Ma questa sofferenza e questo lavoro assume un valore positivo. Lo vediamo, per esempio, c'è molto chiaro nel bambino che deve imparare ad ergersi, ad alzarsi, a stare dritto e poi a camminare. E in questo movimento, questo desiderio di iniziare a camminare, c'è sforzo e c'è alle volte anche sofferenza. Ma anche in questo caso questo movimento assume un valore positivo. Il punto qui fondamentale che voglio trasmettere è il fatto che ogni lavoro che viene fatto su se stessi, ogni problematica che si va ad affrontare, ogni prova che la vita ci pone davanti, comporta uno sforzo e una sofferenza, una decisione. È uno sforzo e una sofferenza, un voler uscire da uno stato di depressivo, da uno stato di buio, comporta sforzo e sofferenza. Ma questo sforzo e questa sofferenza assume, fortunatamente, un valore positivo, perché ci permette di tornare in quel concetto di omeostasi, quindi in quel concetto di equilibrio terminale, che era lo stesso dell'equilibrio iniziale, ma arricchito di un'esperienza in più. Ecco perché ed ecco dove questo tipo di passaggio diventa opportunità. Questa sofferenza e questo sforzo diventano opportunità. Il bambino, nel momento in cui riesce attraverso sforzo e forse un po' di sofferenza, espugna l'ambiente e si avvia a dimostrare la sua diversità da quella che è la pianta e da quello che è l'animale. È curioso, per esempio, il percorso, una riflessione che facevo mentre preparavo la trasmissione di questa sera, è curioso il percorso apparentemente breve che un essere umano fa passando attraverso tutti quelli che sono gli esseri viventi, li ripercorre, è similare a tutti quelli che sono gli esseri del creato. Per esempio la pianta ha un po' la caratteristica di vivere al contrario, le radici rappresentano il nutrimento, la parte dalla quale la pianta si nutre e sono affondate nella terra, portano il nutrimento e le possiamo associare per esempio alla parte alta del nostro corpo, no? Noi ci cibiamo attraverso la bocca e le piante attraverso le radici, quindi hanno questa
se la vogliamo vedere dal nostro punto di vista, questa prospettiva capovolta. Il bambino che è pronto al parto, in realtà, proprio per questioni di esigenze di natura, di uscita, in realtà questo bambino è a testa in giù. E quindi potremmo vederlo un po', giocando con le immagini, lo potremmo vedere un po' come questa pianta che è piantata nel terreno, il ventre della madre come la madre terra, le radici come la testa di questo bambino che ha testa in giù. Quando, peraltro, esce e l'ultima cosa, e questa è una riflessione che ho apprezzato, insomma, è l'ultima parte a lasciare il grembo sono i piedi, chiaramente. I piedi nella filosofia induista, nelle filosofie orientali hanno una importanza, lo sappiamo anche perché in quella parte di filosofia orientale che è entrata anche nel cristianesimo, la lavanda dei piedi è una delle ricorrenze della settimana di Pasqua che si usa ricordare. E i piedi, che sono l'ultima cosa che esce dal grembo materno, è l'ultima parte del corpo del bambino che rimane in diretto contatto con quello che è il cuore, no? Il cuore della madre. Quindi è l'ultima parte che viene, i piedi sono l'ultima parte che viene benedetta dalla madre. Una volta che nasce il bambino, e per i 9 mesi circa successivi, anno e mezzo, 12, 13, 14 mesi, cerca di assumere una posizione in quadrupedia. Quindi passa da quello che è una similitudine al regno vegetale a quella che è la similitudine del regno animale, i quadrupedi. E poi finalmente riesce ad alzarsi e qui, come ci siamo detti, si stacca e dimostra e sottolinea il suo aspetto invece all'umano. Però l'uomo in ogni caso non si ferma lì, perché tende sempre verso il cielo. Lo vediamo quando alziamo gli occhi per guardare le stelle. L'uomo ha cercato di volare ed è riuscito attraverso l'invenzione dell'aereo. Tende verso l'universo e se vogliamo tende verso il divino. Questo processo di crescita, questo processo di trasformazione non termina nel momento in cui l'essere umano impara a camminare. Da quel momento in poi ciò che la materia poteva fare lo ha fatto, da quel momento in poi entra il mondo spirituale che deve elevare, l'elevazione della coscienza. Qual è il segno zodiacale che si lega a questo senso? Il segno zodiacale che si lega a questo senso è il Capricorno. È il segno zodiacale per eccellenza che presiede il movimento, il senso del movimento. È il segno che rappresenta un deciso e determinato movimento verso una precisa direzione. Se avete visualizzato, se vi ricordate com'è il segno zodiacale del Capricorno, la parte inferiore o posteriore è a coda di pesce o sirena, che indirizza, orienta il movimento come farebbe un timone per una nave. La parte superiore ed anteriore rappresenta il capro, con arti appunto anteriori pronti al movimento e la testa che esprime forza decisionale e disposizione, predisposizione all'affronto delle prove. Questo è l'essere, è il Capricorno. Il Capricorno ha insito in sé il movimento, il pesce non sta mai fermo, la parte della coda non sta mai fermo, indica una direzione. La parte anteriore è pronta al movimento, è pronta ad affrontare le cose, è pronta ad abbattere gli ostacoli, con caparbietà. Capro, ci tengo a spiegarvi anche questa cosa, il capro era quello che veniva sacrificato, quello che espiava in maniera sacrificale le colpe del genere umano, ed è per quello che è
che c'è il, si dice, capro espiatorio. Quindi qualcuno qui come Ernesta si riconosceranno nel segno del Capricorno e queste sono le caratteristiche. Questo concetto di capro espiatorio, però, perché c'è anche un però, fa sì che il segno zodiacale del Capricorno, in esso ci sia anche uno spirito di sacrificio e di abnegazione. Spesso la disponibilità di questo capro, di questo Capricorno, è evidente, ma viene anche fraintesa, e quindi il Capricorno che spesso non è capace di dire di no, che si rende disponibile, alle volte è sfiancato dalla pressione che riceve dalle altre persone, proprio per questo suo senso di abnegazione e di sacrificio. Quindi diventa il capro espiatorio. Il segno elementare ed equivalente di questo senso del movimento è la Terra. E se qualcuno di voi ha fatto un po' di medicina tradizionale cinese, sa che la Terra è legata come organo al fegato. Sulla Terra l'uomo attua il movimento per la propria realizzazione, mentre fisicamente e spiritualmente l'aspirazione è quello di liberarsi dalla condizione di staticità e di fissità, dal legame con la terra stessa. L'abbiamo detto prima, l'essere umano tende all'universo. L'uomo in realtà, e ne parleremo più avanti nelle prossime puntate, non è fatto per la terra. Ha un legame con la terra perché ne trae il nutrimento, perché ne poggia le fondamenta della sua casa, ma con lo sguardo è sempre rivolto verso il cielo, alla ricerca di un dialogo anche scientifico con l'universo. Si parla sempre di più di colonie su Marte, si va alla ricerca dei pianeti, si va alla ricerca della vita nell'universo, ci sono scoperte costanti e continue su come è strutturato l'universo. La tensione dell'essere umano è sempre verso l'universo, sia in maniera scientifica che anche in maniera spirituale e religiosa. Non dimentichiamo che la modalità di dire sono al settimo cielo rappresenta il fatto che nel passato si credeva che sette fossero le sfere celesti intorno alla Terra e il settimo cielo fosse il paradiso. Nel paradiso noi mettiamo sempre, il paradiso lo mettiamo sempre nel cielo, nell'universo, oltre, e quindi gli angioletti ce li vediamo e li immaginiamo sempre sulle nuvolette. Quindi l'essere umano ha poco a che fare con la Terra e molto a che fare con lo spazio e con l'universo intero, sia col macro che col micro. Noi abbiamo un universo incredibile dentro di noi. Il senso del movimento, come i sensi che abbiamo visto nelle puntate precedenti, appartiene comunque ai sensi occulti, oscuri, inconsci e notturni. Perché li definiamo così? Perché vengono definiti così? Perché anche questo, il senso del movimento, è un senso attivo anche nel sonno. Lo vediamo nel movimento oculare quando si sogna, nel movimento stesso che facciamo tra le lenzuola, per arrivare fino al punto nel quale qualcuno si alza la notte soffrendo di sonnambulismo e cammina e se ne gira per casa per poi tornare a letto. È armonico nella danza, quando lavora con il senso dell'udito, ecco le collaborazioni tra sensi. È creativo, per esempio, nella pittura, quando connette la creatività col movimento della mano, stesso movimento che ritroviamo anche, per esempio, nello strumento suonato dal musicista.
tranne gli strumenti a fiato, la maggior parte degli strumenti vengono in qualche modo suonati attraverso le mani, ma anche lo strumento a fiato, se ci pensate bene, ha necessità dell'ausilio delle mani. È senza dubbio il movimento della vita. Lo vediamo quando gli spermatozoi, che in un fluire che è quasi isterico, viaggia alla ricerca dell'ovulo per poterlo fecondare. E anche qui, come in tutte le altre situazioni, in tutti gli altri sensi, si consuma poi la dazza della vita con la morte. Perché sappiamo molto bene che uno solo su milioni avrà il piacere e l'onore e il permesso della fecondazione, della procreazione e della perpetuazione della vita. È un senso importante, è un senso che si lega a tanti altri sensi. I sensi, secondo questa visione, non sono indipendenti tra di loro. I nostri cinque sensi in qualche modo ci vengono presentati come sensi separati tra di loro. In realtà già nei nostri cinque sensi, che per me poi sono sette, ma adesso stanno diventando poi 12, concorrono tutti in maniera efficace a quella che è la conoscenza della vita. Sapere che attraverso il movimento costante noi abbiamo la possibilità di gestire la spazio-temporalità dell'ambiente dove viviamo diventa importante perché questo senso di movimento ci dà la possibilità di conoscere, come dicevo all'inizio, di conoscere noi stessi e di conoscere l'ambiente che ci circonda. Prendiamoci allora adesso il tempo per comprendere che nel movimento del nostro stesso corpo, che fra un po' sarà ingannevolmente fermo quando cominceremo a fare la meditazione, ingannevolmente perché siamo su una terra, su un globo terracqueo, siamo su Gaia, siamo sulla madre terra che ruota, che gira intorno al sole, che con esso viaggia a una velocità incredibile nell'universo, quindi anche quando crediamo di essere fermi, il nostro corpo all'interno si muove, il mondo all'esterno, l'universo, si muove, quindi siamo ingannevolmente fermi. Però prendiamoci il tempo per capire che possiamo muovere le nostre energie sottili, utili ed essenziali per esprimere alla fine la funzione unica che ci rappresenta, che è la vita. Rispondo, prima di andare in meditazione, alla domanda che ci fa Leo. Dopodiché, se ci sono delle domande prima della meditazione su quello che abbiamo visto, o desiderate qualche chiarimento sui concetti che abbiamo appena adesso espresso, scrivete, se no diversamente andremo in meditazione. Il senso più importante, Leo, in realtà non viene considerato la vista, per più di un motivo. Tu sai benissimo, Leo, perché stai facendo anche dei percorsi importanti, che tutto ciò che noi vediamo, quindi filtriamo attraverso il senso della vista, viene considerato dalle filosofie antiche Maya, o meglio il velo di Maya. O meglio, quell'inganno che è dovuto a ciò che vediamo come fatto e a ciò che interpretiamo attraverso le nostre esperienze. Quindi il mio punto di vista, o anche ciò che vediamo, che possiamo vedere io e te, Leo, quindi il mio punto di vista e il tuo punto di vista sono sempre diversi. Inteso punto di vista come guardare un qualcosa. Se ci sediamo uno in fianco all'altro e guardiamo un tramonto, un'alba, tu avrai una prospettiva spostata rispetto a me di un metro almeno. Poi ci sarà la valutazione delle sensazioni che quel tramonto, quell'alba ti sta trasmettendo.
E quindi la vista, forse, tra tutti, mi permetto di dire che è il meno importante. Tanto più che quando devi parlare con te stesso, entrare in te stesso, entrare in comunicazione con te stesso, cosa fai quando mediti? Chiudi gli occhi. Sicuramente nella formazione dei sensi, il senso che possiamo considerare da un punto di vista di vita più importante, se vogliamo dare una classificazione di questo tipo, probabilmente è l'udito, che è l'ultimo che si spegne. È il primo che si forma nel grembo, nel bambino, ma è l'ultimo che si spegne e che si chiude nel momento in cui decidiamo che la nostra esperienza su questa terra è terminata. Quindi se tra tutti io devo dare una medaglia numero uno ai sensi, personalmente io lo do al senso dell'udito, che non è solo esclusivamente riferito al sentire musica o rumore o ascolto di persone, ma è il sentire che va oltre. Quindi quando parleremo di senso dell'udito faremo anche un piccolo excursus su quello che l'udito non sente effettivamente, ma che ci fa sentire. In questo gioco di parole poi vedrete che capirete che cosa. Seguite Fiore di Loto, seguite le puntate ogni giovedì alle 21:30 e vedrete che cosa salterà fuori di estremamente interessante. Il tuo spirito alla San Tommaso ti ha suggerito la vista. Ebbene sì. Sai bene però dall'altra parte che in San Tommaso, a San Tommaso venne detto: beato chi crede senza vedere, senza toccare. Quindi ci sono mille possibilità di poter assaggiare la vita. Una delle ultime, diciamo così, è un po' la vista. Sì, assolutamente sì. Va bene, io direi che ci prepariamo, se lo desiderate, per la meditazione. E per la meditazione vi invito a sedervi in una posizione comoda, occhi chiusi. Se potete, avete la possibilità, schiena dritta. Se invece la schiena vi dà dolore, vi dà fastidio, potete anche sdraiarvi, non c'è nessun problema. Non vi preoccupate se l'ora tarda vi accompagna verso il sonno. Questa meditazione, che come al solito vado a canalizzare, non l'ho preparata, non ho nessun appunto sulla meditazione, ma è dettata dalle energie che si sono mosse, che si stanno muovendo questa sera con le persone che sono presenti in questa diretta, sarà proprio sul movimento. Quindi giocheremo un po' sul movimento, giocheremo un po' su andarcene in giro a zonzo per lo spazio, per l'universo che abbiamo dentro di noi e che abbiamo fuori di noi. Quindi qualche attimo per darmi la possibilità anche di concentrarmi e poi, se lo desiderate, iniziate a chiudere gli occhi. Inizia a chiudere i tuoi occhi, come sempre facciamo, per introdurre il rilassamento. Inizia a respirare in maniera profonda, controllata. Accogli il movimento dell'aria che entra dentro di te. Accogli il movimento dell'espansione del tuo torace. Per poi portare questa espansione più giù, nella parte del ventre,
espandi e contrai. Conosci e capisci questo movimento. Un movimento atto a ripulire. Lascia spazio tra l'inspiro e l'espiro, trattenendo il fiato per qualche istante. E poi, una volta che avrai espirato, lascia i polmoni vuoti, anche qui per qualche istante. Col prossimo respiro vai un po' più in là, senti il movimento del tuo cuore. Un battere e levare. Un ritmo profondo, costante, che segue e sottolinea le tue emozioni. E percepisci il movimento del sangue che scorre nelle tue vene fino alla periferia dei capillari. Che porta il nutrimento che porta le informazioni ai trilioni di cellule che costituiscono il tuo corpo e allora anch'esse in movimento. Permettiti col prossimo respiro di sciogliere le tensioni del tuo corpo così che i nervi comandino ai muscoli di rilassarsi sempre di più. Aiutati con un conteggio, puoi rilassarti di più di come fai adesso. 5, 4, più giù in maniera profonda, 3, 2, 1, più giù, più giù. E allora ti accorgi che i muscoli delle spalle, del collo, è come se fossero in movimento, perché la tensione li tiene fermi, li fa pulsare, lascia andare. E percepisci quindi il movimento delle tensioni che lasciano il tuo corpo e scorrono come precipitando dal tuo collo, dalla tua testa, dalla tua schiena, dalle tue spalle fino giù, attraverso le gambe, fino a scaricarsi attraverso i piedi, quei piedi benedetti, quei piedi attraverso i quali il saggio respira. Percepisci il movimento impercettibile delle energie sottili che scorrono nel tuo corpo e che quasi magicamente lo alleggeriscono. Più tu lasci andare, più il tuo corpo appare leggero. E allora questo movimento ti permette di capire che non sei fatta per la terra, non sei fatto per la terra. Mentre nel mondo vegetale l'albero è radicato nella terra, si nutre attraverso la terra. Nel regno animale l'animale cammina parallelo alla terra, come binario che scorre, bene tu no. Nel momento in cui decidi di elevare la coscienza lasciando andare le zavorre delle tensioni in quel momento preciso, senti che stai volando. Allora il movimento della tua coscienza, del tuo corpo astrale ti porta verso l'alto, ti senti sollevare.
Ed è proprio quando, come quando dici sono sollevata da questo problema e perché hai lasciato andare le zavorre, allora percepisci adesso, ora, il tuo corpo che si eleva, che va in sospensione. Percepisci il tuo corpo che esplode come mille stelle ed entra a fare parte del tutto. E allora magicamente riconosci e conosci il movimento dei pianeti. Vedi le stelle. E percepisci il movimento nel cielo, la luna, che presiede i movimenti del tuo corpo la notte quando dormi. Poi ancora, il movimento del sole, che assecondato dal movimento della terra, ci sembra nascere e morire ogni giorno. Capisci e comprendi nel tuo cuore che la danza della vita e della morte sono costanti. E quella che l'essere umano chiama morte non fa più paura, perché fa parte del ciclo delle rinascite. Comprendi che nel movimento di questo sole che danza a rincorrersi con la luna, in realtà, c'è il segreto della vita. E comprendendo che è tutto in movimento, senti nel respiro che stai attuando, nel tuo battito del cuore, nella tua pressione sanguigna, nella tua testa nella quale i pensieri si muovono e creano movimento. Pensi prima di agire. Sei consapevole del fatto che tutto intorno a te è un movimento. In questa gioiosa danza della natura, in questa danza che ti travolge e ti stravolge, qui si esprime il flusso della vita. Della vita della quale fai parte. Sei leggera. Sei leggero. Nessun peso. Ogni volta che ti armonizzi con l'universo intero, con le stelle, con la luna, con il sole, con la vita, con la morte, ogni volta che lo fai assumi leggerezza. Il tuo corpo ora è leggerissimo, puoi essere ancora più leggera, più leggero di così. 5, 4, più leggera, 3, 2, più leggera, 1. E come le stelle non hanno contatto tra di loro, si guardano da lontano, così anche tu ora non hai contatto con nulla. E guardi come se fossi spettatrice e spettatore la magia, la bellezza, la dolcezza dell'universo intero. Allora ti accorgi di un fiore che sboccia, di una gemma che non senza dolore esplode per dare vita e origine a una foglia. Percepisci il movimento dell'impollinazione di un fiore che gonfia fino a diventare frutto. Puoi percepire e percepisci il movimento di un filo d'erba che nasce e che cresce. Puoi percepire, se lo desideri, il percorso di una goccia che si stacca da una nuvola nel cielo e assumendo una forma sferica precipita verso la terra,
per nutrire alla radice una pianta che l'attende. In questo silenzio, in questo movimento continuo, puoi sentire il respiro del mare, delle onde che lambiscono la sabbia. E come te, come il tuo respiro, arrivano, sospendono, ritornano. Inspiro, sospendo, espiro. In questo movimento costante delle onde, puoi cogliere il movimento dell'orizzonte, laddove il cielo fa l'amore con il mare, uniti in una linea blu, definita, lontana, sempre in movimento, mai fermo. E per ultimo puoi cogliere il movimento del vento, che danza intorno a te, vorticosamente, e che desidera con te avere un rapporto che diventa quasi carnale nel momento in cui tu inspiri e quel vento carico di polline, carico di profumi, carico di energia pranica, quel vento da te viene accolto in un respiro. E al quale viene restituita una parte di te attraverso l'espiro. Allora danza ancora per qualche attimo. Danza con il vento. Perché il vento è il tuo respiro. È il respiro dell'universo. È il respiro dell'universo. Si fonde nel tuo respiro. Per essere. E tornare ad essere. Una cosa sola con il tutto. Prenditi qualche istante. Dopodiché, quando il tuo respiro si sarà calmato e sarai pronto a tornare qua nel qui e ora, muovi i tuoi piedi, muovi le tue mani, permetti il fiorire di un sorriso sul tuo viso. E quando sei pronta, e quando sei pronto, dolcemente, riapri i tuoi occhi e torna con me. Namaste. Namaste, eccoci qua. Come è andata? Lina mette tre cuori, vuol dire che è andata bene, immagino, Lina. Quindi spero, mi auguro, come mi auguro sempre, nell'intenzione che metto nel fare questa meditazione con voi, che almeno una parte delle sensazioni che sono state descritte le abbiate provate. Non è importante, non è una gara, non è una misura quella di concentrazione, quella, scusate, di riuscita di questa meditazione, quella di assoluta visione al 100% di quello che viene descritto. Quindi siate orgogliosi di quello che avete fatto a prescindere, di quello che avete potuto vedere a prescindere.
Le meditazioni, come dico sempre, vanno fatte, rifatte come degli esercizi. D'altronde si chiamano, nella Chiesa, si chiamano esercizi meditativi. Quindi, se vi è piaciuta questa in particolare, ma ce ne sono talmente tante, basta che vi iscrivete al canale YouTube o che guardate, scorrete la mia pagina Facebook sul giovedì, ma sul canale YouTube più o meno ci sono quasi tutte le meditazioni. Andate a pescarle, a prenderle, a vedere quelle che vi piacciono. Sicuramente quella del movimento ci dà l'opportunità di capire che tutto è in movimento, che non c'è nulla di statico e che quando cerchiamo la nostra area di comfort, in realtà vogliamo frenare, bloccare un processo che è il processo della vita e non ne abbiamo le possibilità, perché la vita scorre, come tutto scorre. Siamo oramai alle ultime battute. Io vi ringrazio per essere stato con me fino adesso e quindi aver meditato. Vi invito a condividere come sempre queste puntate, a parlare di fiori di loto, a dire che la sera, il giovedì sera, giovedì è l'energia di Giove, è l'energia del guru, a dire che il giovedì sera noi facciamo un bel lavoro di approfondimento e arriviamo alla fine con un lavoro meditativo. Leo dice: all'inizio vedevo il mio cammino su pietre piccole, mentre ogni tanto a vista d'occhio vedevo spuntare, crescere piante, poi serenità, tranquillità ed ancora qualche minuto e mi addormentavo. Benissimo, vuol dire che sei riuscito a staccarti e a rilassarti. Quando dormiamo, anche se abbiamo il movimento, i movimenti del nostro corpo durante la notte, non ne percepiamo il peso. Questo è un po' il senso della meditazione, quindi non percepire più il peso del corpo, ma avere l'opportunità di muoversi. Ricordatevi che le energie si devono muovere per essere creative. Non c'è nulla che venga creato che non nasca da un movimento. Il senso del movimento è quello che vi dà la possibilità di conoscere la vita. La vita nasce da un movimento, oltre che da un incontro, ma questo lo approfondiremo in un altro momento. Quindi la vita è un momento di incontro e di movimento. Non può essere solo movimento o solo incontro. E se avete ben chiaro questo, potete capire che quello che viene chiamato il flusso della vita è quello che ci dà la possibilità di vivere, apprezzare e, perché no, essere felici. Io vi saluto, vi ringrazio, saluto tutte le persone che sono state con me questa sera. Ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 21:30. Questo sarà l'orario che ci porteremo avanti per tutta l'estate fino a settembre. E abbiate una notte serena, vi mando la mia benedizione, che possiate essere veramente delle persone felici che entrano nel flusso della vita. Namaste, grazie. Sigla.